Radio Raffaella 1, notizie. Trasmettiamo la conferenza stampa del sindaco di Solofra Michele Vignola, tenutasi alla sede municipale il giorno 18 settembre 2015. Si comincia dal Palazzo Ducale. Palazzo Ducale si afferma che i lavori risultano sospesi da tempo, sembra sia stato smontato anche il cantiere e infine l'intervento è stato rimosso dal piano triennale e annuale approvato nell'ultimo consiglio comunale. Queste sono le domande e io do subito delle risposte. I lavori sono stati sospesi, il cantiere però è in essere, quindi il cantiere c'è ancora. C'è una ragione, si tratta di un finanziamento di 1.458.000. Accomodatevi, prego, andiamo speditamente. Quindi il cantiere c'è, i lavori sono sospesi, ma sono sospesi perché la regione non ha trasferito al comune le successive rate di finanziamento e pare che questo sia accaduto perché la regione andava fuori dal patto di stabilità sostanzialmente. Ovviamente c'è un decreto di finanziamento che la regione in ogni caso, in ogni modo, deve garantire. Non credo che la regione farà un contenzioso con il comune di Solofra del quale sarà soccombente in un'ipotesi di questo genere. Quindi sono problemi della regione e questo è il motivo per cui i lavori sono stati sospesi, considerato che le somme liquidate da parte nostra sono esattamente 437.000, insomma c'è una differenza di 253 euro, cioè noi abbiamo esattamente erogato all'impresa per i compensi e così via effettivamente 437.000 così come ci è stata erogata la regione. Tuttavia però per dei lavori che sono al di sopra, perché l'impresa si era spinta a fare anche lavori per ulteriori 225.000 euro che la ditta non ha avuto ancora liquidate, e questa è la ragione per la quale a questo punto sono stati sospesi i lavori senza eliminare il cantiere. Per cui credo di poter tranquillizzare tutti rispetto a questa cosa, cioè il comune non ha nessun aggravio di spesa, ovviamente stiamo seguendo l'iter e la procedura, c'è stato anche le elezioni, il cambiamento, insomma, e così via. Ora con i nuovi assetti che ci sono in Regione Campania e con i nostri buoni uffici faremo come al solito quello che insomma bisogna sempre fare con la nostra grande Regione Campania, sollecitare che la pratica vada avanti e che le carte camminino sostanzialmente. Sapete che questa amministrazione e questo progetto che inizialmente era partito anche in passato e del quale mi ero interessato in qualità di vice sindaco, perché poi non è che mi consiglia solo un malamente, ma anche il buono sostanzialmente, diciamo che ha avuto anche una variante migliorativa che noi abbiamo fatto, perché c'era un costo per 300.000 euro per un caverio che bisognava fare un grande scavo all'interno del giardino del Palazzo Ducale. Ovviamente anche su indicazione della sovrintendenza si è trovata una soluzione alternativa, avendo lo stesso risultato dal punto di vista tecnico rispetto alle infiltrazioni di acqua che c'erano sotto negli uffici Stato Civile, Anagrafe e così via, e ovviamente con le somme risparmiate per questo caveglio inutile, perché si trattava di fare addirittura dei locali a doppio piano, se non vado errato, sottoterra, utilizzabili quasi per niente sostanzialmente, e così via, invece viceversa sono stati previsti ulteriori lavori all'interno dello stesso Palazzo Ducale rispettando quella che era l'indicazione progettuale, perché il progetto prevedeva una valorizzazione di questo edificio anche per struttura, diciamo, congressistica, di rappresentanza e così via. E infatti noi sono stati fino a questo momento fatti i lavori al tetto, sono stati fatti i lavori di intonacatura e di pitturazione di tutte le facciate esterne, di tutte quante le grondaie, di questo porticato qua sotto che era completamente fradicio e c'erano delle infiltrazioni di acqua, ed è stato fatto tutto sostanzialmente, sono iniziati i lavori di impiantistica e ovviamente ci saranno tanti altri lavori interni che renderanno questa struttura più funzionale e più bella nel momento in cui riceveremo l'altro 1.020.000 che la regione ci deve erogare.
Credo che su questo punto ho chiarito tutti gli aspetti e potremmo passare al secondo punto, che è quello del vallone scuro. Vallone scuro che ricordo benissimo, certo sul Palazzo Ducale ricordo che quando facemmo questa variante dovemmo lavorare non poco all'interno della giunta per superare titubanze, perché insomma le indecisioni croniche caratteriali di qualche assessore, che all'epoca era assessore, oggi non c'è, ovviamente insomma portava la giunta a rallentare all'epoca, cosa che adesso non accade più, tutte quante le decisioni da prendere, e ovviamente il tempo, a volte il tempo è denaro, il tempo è efficienza e così via. Probabilmente, forse, se non avessimo perso qualche mese a ergerci anche a ingegneri, a direttori tecnici e così via, insomma, poi dopo con tutti gli chiarimenti del caso potremmo andare avanti. E fu approvato poi da tutti quella variante in giugno, da tutti gli assessori, e quindi di conseguenza, se non avessimo perso qualche mese, probabilmente potevamo essere un po' più avanti nei lavori e con qualche risorsa già in più finanziata dalla regione, è vero? Perché poi fu approvata da tutti sostanzialmente, dopo che l'ufficio tecnico, il dirigente, diede anche tutte le indicazioni del caso e tutte le rassicurazioni anche dal punto di vista legislativo. D'altronde, insomma, io penso che ognuno deve fare il suo mestiere, chiaramente. Io faccio sindaco, cerco di farlo nel miglior modo possibile, poi se uno fa sindaco, perché poi perché mi è venuto in mente di fare questo inciso? Perché sul vallone scuro è la stessa storia. Perché sul vallone scuro noi recuperammo, la mia amministrazione recuperò in extremis questa opera, perché i termini erano scaduti. Noi chiedemmo alla regione nell'agosto 2012, io sono stato eletto nel maggio del 2012, chiedemmo appunto un ulteriore termine, perché questo faceva parte avevamo un decreto su fondi AAPQ, no? Cioè fondi di accordo di programma quadro di diversi enti, 1.065.705 per ulteriori lavori al vallone scuro, che già in passato aveva avuto degli interventi. Dopodiché la regione, siccome non c'era la copertura, nonostante c'è il decreto, ci chiede, ottenemmo questa proroga dei termini, quindi riuscimmo a recuperare questo finanziamento. Anche qui in quell'occasione c'era chi si era già arreso nella mia giunta, e è sempre lo stesso assessore, e quindi poi la ricostruiamo un po' la storia. Si era arreso, e invece insomma io insieme a qualche altro assessore della giunta tenacemente credemmo di portare avanti questo ragionamento, e la regione ovviamente ci ha dato i termini, lo spostamento dei termini. Poi la regione ci chiese di spostarlo sui fondi europei, questo sui fondi FES, questo del vallone scuro, cosa che abbiamo fatto perché non c'era la copertura sull'APQ. La regione non ha ancora erogato il primo acconto, che è il 10% dell'importo che si accredita dopo la gara. Noi abbiamo fatto tutti gli atti, tutti, comunque non deve fare nient'altro, i nostri atti sono completi, abbiamo fatto anche la gara, c'è la ditta, c'è tutta, abbiamo messo anche il cartello sul quale si ironizza, chiaramente, perché è vero che c'era un cartello che prevedeva ora da novembre scorso a luglio, e i lavori non sono iniziati, c'è soltanto l'insediamento del cantiere. Però è previsto che la regione deve dare prima dell'inizio dei lavori, proprio perché si parla di aggravio di spesa a carico del bilancio comunale, e noi siamo molto attenti ad evitare queste cose, il 10% dell'importo, no? E cosa che la regione non ha ancora fatto. Alloggi a canone sostenibile. Si parla anche qui di una preoccupazione di aggravi di spesa a carico del bilancio del comune. Questo problema non c'è proprio per niente, perché questo è un finanziamento tra Ministero, Regione e Comune. Il Comune ha la sua quota di compartecipazione attraverso il mutuo di 365.000 euro e il finanziamento è di 2.242.000 euro. Un attimo solo che vi do dei dati precisi. Ecco qua. Abbiamo ricevuto già 966.000 euro di finanziamento.
di cui 897.000 come finanziamento Ministero-Regione e 69.000 sul nostro mutuo. Dobbiamo avere ancora un'erogazione di importo di 1.641.000, già 644.000 euro. Teniamo in cassa, già disponibili, se fate la differenza con l'importo erogato, di 9,66, 321. Questo è lo stato dell'arte sulla contabilità. I lavori procedono speditissimi, è stato fatto lo scavo, sono state fatte le fondamenta, è stata fatta la prima impalcatura, siamo già al secondo livello. Dovremmo ultimare i lavori entro il 31 dicembre del 2016. Le nostre previsioni è che ultimeremo prima del 31 dicembre 2016 questi lavori, ma qua non ci sono rischi dal punto di vista economico e non perdiamo niente. Ovviamente, intelligentemente, l'amministrazione comunale si riserva di farsi erogare il mutuo che già ci è stato accordato, piano piano, man mano, come una buona amministrazione fa, per ultimo sostanzialmente, perché così chiaramente gli oneri a carico nostro, la parte di oneri a carico nostra, ce la spostiamo chiaramente alla fine. Mi sembra che non ci sono altre eccezioni su questo punto e ho dato tutte quante le risposte rispetto a questo punto. Realizzazione della località Scorza, l'info point alla località Scorza. Finanziamento di 143.000 euro attraverso il GAL, 112.000 sono lavori. Ho fatto la gara, chiaramente sono stati assegnati i lavori, c'è stato un ribasso del 37% sui lavori, quindi di 41.000 euro, abbiamo avuto un importo erogato di 59.000 euro, ci devono erogare chiaramente 84 meno 41, che c'è il ribasso, perché il ribasso lo perdiamo, altri 43.000 euro. C'è stato un sequestro su questo cantiere, perché sono intervenuti, come appunto si viene detto, i carabinieri, perché l'impresa aveva dei problemi per quanto riguarda alcuni lavoratori. Si è definita questa procedura perché l'impresa si è messa a posto, sono state pagate le sanzioni del caso, il cantiere è stato dissequestrato. In questo momento i lavori sono fermi, erano per la verità quasi ultimati, ci sono degli approfondimenti perché ci sono degli approfondimenti in corso chiaramente sull'ultimazione dei lavori, perché si stanno facendo tutta una serie di verifiche anche rispetto a tutte quante le autorizzazioni, a tutti quanti i permessi che il comune e l'impresa aveva per portare a termine questi lavori in quel sito. Sollecitato a chiudere. Ma i lavori sono fermi perché mancano i permessi? Non lo so. Quindi, realizzazione di un parcheggio interrato a Piazza Marello. Allora, realizzazione di un parcheggio interrato a Piazza Marello. Il progetto esecutivo risulta ancora presente nel triennale delle opere pubbliche nell'attualità 2015. Allora, il progetto non poteva, non è, si è voluto fare un caso, poi dopo anche io in Consiglio Comunale ho voluto poi a questo punto giocare di fronte a volte al... non usiamo un termine sbagliato, inadeguatezza amministrativa potrebbe essere offensivo, alla superficialità a volte, alla distrazione, mettiamola così, no? Perché nel momento in cui questo è stato approvato nella delibera di giunta del 30 settembre dell'anno scorso, la norma dice che la giunta nel 30 settembre dell'anno antecedente all'esercizio finanziario approva il piano annuale e triennale delle opere pubbliche, che deve essere riportato in consiglio comunale l'anno successivo in occasione dell'approvazione del bilancio. Punto. Si è riaperto un caso, perché ora in coincidenza con l'emergenza idrica si vuole ricominciare una campagna diffamatoria nei confronti dell'amministrazione comunale, la quale chiaramente continua a prediligere la realizzazione di un parcheggio, che non era solo un parcheggio ma era una riqualificazione urbana di una piazza con un parcheggio annesso, che avendo uno spazio da utilizzare nel sottosuolo, come si fa in tutte quante le città moderne, abbiamo pensato di utilizzarlo, mentre invece tenne l'emergenza idrica. No, noi non abbiamo fatto nient'altro che riproporre lo schema di bilancio del 2015,
gli atti che erano allegati al bilancio, ivi comprese le altre tariffe che comunque devono essere approvate con delibere di giunta precedente, Tari, Tasi e tutto quanto il resto. Chiaro. E i lavori pubblici devono essere approvati entro il 30 settembre dell'anno precedente. Chiaro. Tutto qui non è che l'abbiamo riproposto l'altro ieri in consiglio comunale, era secondo norma. Secondo norma. Quindi abbiamo chiarito l'aspetto della riproposizione, non c'è stata nessuna riproposizione, c'è stato un iter che si è concluso, che si doveva concludere, altrimenti si inficiava la validità del bilancio, e questo uno che fa il consigliere comunale dovrebbe saperlo prima di fare il consigliere comunale. Poi, per quanto riguarda invece la questione che il progetto è stato bocciato, il progetto non è stato bocciato, il progetto è stato dichiarato conforme dalla Regione Campania, quindi approvato dalla Regione Campania. Dopodiché noi abbiamo presentato un progetto esecutivo che a sensi della norma prevede, a sensi 160, qual è il codice dei contratti? Andatevelo a vedere, 162, 163 mi pare. Il codice dei contratti prevede una serie di allegati e di atti, ed sono quelli che noi abbiamo presentato alla Regione Campania. Dopodiché noi quando l'abbiamo presentato non avevamo tutti i pareri, avevamo una serie di pareri diversi, una serie di pareri diversi, no, ma io ci vengo perché io non ometto niente, la mia forza è quella di dire tutto in trasparenza, quella è la forza. E avevamo una serie di, non avevamo quello dell'autorità di bacino e dei vigili del fuoco, che abbiamo dichiarato essere in itinere, sta in consiglio comunale, mi sono alzato e li ho letti. In consiglio comunale lessi che c'era in corso una conferenza di servizi con l'autorità di bacino, perché il comune aveva già presentato appunto delle osservazioni, e che l'autorità di bacino ci aveva già mandato una comunicazione nella quale ci diceva, ci anticipava, io la lessi in consiglio, il suo parere favorevole in quel caso. Dopodiché non c'è stata la coincidenza dei tempi tra noi che partecipavamo a quel bando in quel momento e la redazione del del PSA da parte dell'autorità di bacino, che è avvenuta cronologicamente in un momento successivo rispetto alla vicenda della zona rossa. Tant'è vero che i fatti ci hanno dato ragione, cari amici della stampa. Quindi la colpa è della perché regione. No, aspetta un attimo, io vengo pure. La zona rossa è stata tolta, non c'è più lì, però è stato messo il rischio idraulico nel PSA, che all'atto in cui noi abbiamo fatto questo iter non potevamo immaginare che ci fosse, perché attenzione, quel rischio idraulico che è stato messo in seguito agli eventi alluvionali del 1° settembre del 2014, e siccome storicamente un punto sempre verificato, no, allora noi cioè dobbiamo, è storicamente noi dobbiamo, lo so che ti nervosisci perché chiaramente sto chiarendo le cose e non ti va bene che viene fuori la verità, ti nervosisci, no, io lo so. Io ho sempre sostenuto che quella zona non avrebbe avuto la zona rossa. I fatti, e ho portato gli atti in consiglio e li ho letti, la conferenza che era in corso con, e il riscontro che ci aveva dato l'autorità di bacino, era una questione di tempo. Quando l'autorità di bacino l'ha fatto, il PSA l'ha pubblicato, non c'era zona rossa. Non è che io tenevo la sfera di cristallo o io comando l'autorità di bacino. Però ha messo il rischio idraulico che manco c'era precedentemente. Quindi quando abbiamo fatto il progetto e abbiamo fatto tutti gli atti non c'era. C'era la zona rossa che doveva essere tolta e non c'era il rischio idraulico, è chiaro? E il rischio idraulico è stato messo successivamente dall'autorità di bacino, che lo ha dichiarato perché lo ha messo, perché c'è stata l'alluvione del 1° settembre e ha messo il rischio idraulico. E allora, per completare sul piano della preparazione amministrativa, va detto che il rischio idraulico non è ostativo ai fini della realizzazione dell'opera, a differenza della zona rossa che lo è. Non è ostativo, perché con le opere di mitigazione del rischio che lì sono già previste, il rischio idraulico non impedisce la realizzazione dell'opera. Che cosa è successo con la Regione Campania, il cortocircuito? Che la Regione Campania ci comunica, e lo fa al Comune di Solofra, e solo al Comune di Solofra lo fa questo, lo so che mi stai dicendo non ti arrabbiare, perché poi noi siamo un caso a parte in tutta l'Italia come Comune di Solofra. Perché poi si vuol far passare che sono inefficienze dell'amministrazione, quando invece c'è dell'altro, ci scrive chiaramente che aveva la necessità, già alla data del 15 gennaio del 2014, data di scadenza della presentazione di tutti gli atti, di avere anche quei due pareri che noi sin dall'inizio abbiamo dichiarato di non avere, ma che abbiamo dichiarato di avere in itinere, come i fatti ci hanno dimostrato, perché poi è arrivato pure il legge del fuoco.
tra giugno e luglio, si sono definite le due questioni che mancavano: vigili del fuoco e questione zona rossa. E noi, in perfetta buona fede, gliele abbiamo integrate, come è stato consentito a tutti. A questo punto si è scritto nella lettera che non si poteva andare avanti. È certo che oggi è facile dargli all'unture, oggi è facile andare addosso al comune in questa condizione. Facilissimo. Quindi, allora, per sfortuna... No, che per sfortuna. Noi abbiamo presentato un piano esecutivo, noi tutti gli atti che dovevamo presentare li abbiamo presentati. Che era manchevole, vero? Di due di due pareri, c'erano tutti i pareri di Gerio Civile, erano in itinere. Erano in itinere, li avevamo anticipati che sarebbero arrivati così. Se fossero sono arrivati la regione così, avrebbe detto Comune di Solofra, non c'è problema. Se fossero stati presentati, devo chiedere di riaprire le istruttorie di tutti. No, io ti sto dicendo. Devo chiedere di riaprire le istruttorie. Allora, dobbiamo citare dei comuni, devo essere scortese nei confronti di altri sindaci. Cioè, ma per colpa mia, Gerisica, per esempio, un comune e Baronissi, che se lo faccio da casa, o comune Baronissi ha presentato un parere pure essa un mese di giugno. Ma devo essere scortese? Volete approfittare di questa conferenza stampa per farmi litigare con i carabinieri, con la procura, con gli altri sindaci? Però, cioè, dove vi volete portare? Se avete già un prestampato, evitiamo una conferenza stampa. Siccome tu hai detto che appunto per colpa della regione Campania che ha creato un cortocircuito e quant'altro, poi hai detto pure che, e i fatti giustamente lo dimostrano, è accaduta la calamità dell'emergenza del lavoro di lei. Però intanto io leggo dagli appunti presi, poi magari ho sbagliato io a fare il mio mestiere, che comunque ci mancavano due pareri che erano stati richiesti nell'ambito della presentazione del progetto, l'autorità di bacino che erano i titoli, ma non erano stati presentati, che avevamo li abbiamo descritti, noi abbiamo, quando li abbiamo presentati abbiamo detto che erano itinere e che sarebbero arrivati, quindi noi ci siamo espressi e i fatti ci hanno dato ragione, perché poi il passato l'autorità di bacino ha eliminato la zona rossa perché c'era una conferenza di servizi in corso tra il comune e l'autorità di bacino, c'era un carteggio che io lessi in consiglio comunale quando io feci la prima relazione sostanzialmente, e quindi è stato il rischio idraulico che oggi perché oggi opportunamente i consiglieri di opposizione non parlano più di zona rossa, mentre prima parlavano di zona rossa, ma nelle domande che mi hanno fatto non hanno messo più la zona rossa, però hanno messo il rischio idraulico. Allora io vi ho spiegato anche la storia del rischio idraulico, perché vi ho detto che il rischio idraulico è intervenuto il 1° settembre 2014, quindi molto dopo, in seguito agli eventi alluvionali, che altrimenti l'autorità di bacino non avrebbe messo, che poi ha messo, e vi ho anche detto però tuttavia che oggi, allo stato attuale, il rischio idraulico non è impeditivo della realizzazione dell'opera, a differenza di quello che è la zona rossa. Io ho detto semplicemente che nel clima che si è creato ovviamente nella nostra città su questa vicenda, è ovvio che a questo punto la regione ha ritenuto di non procedere, non ha bocciato, l'aveva approvato. Ci ha scritto nella lettera: non possiamo procedere perché, come voi stessi ci avete dichiarato, noi l'abbiamo dichiarato in perfetta normalità, i pareri sono arrivati a quei due, gli unici due rispetto a tutti gli altri, che, perché poi se vi ho anche citato il codice dei contratti 163, ho detto andate a vedere il codice dei contratti 163 e vedrete che nell'elenco degli allegati da presentare per un progetto esecutivo non ci sono questi pareri da allegare. Sti maledetti pareri. Vogliamo dare la colpa agli enti sovracomunali del perché il comune non ha presentato gli atti e i pareri dovuti rispetto ai progetti che si presentano ad essere beneficiari di bando. Non sei attento, te lo ripeto. Vedo che solo tu non sei attento. No, ripeti, ma figura, io mi impegnerò di più a essere attento. Codice dei contratti, 163. Il codice dei contratti fa un elenco di quelli che sono gli allegati, i pareri che devono essere messi per un progetto esecutivo. Noi li abbiamo messi tutti in base al codice dei contratti, punto. Sono stato chiaro? In base al codice dei contratti. Dopodiché la regione ci chiedeva anche di allegare anche questo dei vigili del fuoco e dell'autorità di bacino. Quindi era un bravo. Che mo stai capendo? Al di là di quello che dice il codice dei contratti, bravo. È un plus. E come a noi e a tutti gli altri. Ok. Va bene? Che non è contemplato nel codice dei contratti. Certo. Ok. Perfetto. Perfetto.
Allora, dopodiché, noi normalmente, ritenendo di fare cosa normale, abbiamo già anticipato entro il 15 gennaio che li avremmo avuti, perché ci sarebbero stati. Siamo stati fortunati? Io penso di no, perché avevamo documentazione che ci dimostrava che li avremmo avuti. Entro il 15 gennaio? No, stiamo parlando dopo il 15 gennaio. Noi questo l'abbiamo detto entro il 15 gennaio, lo abbiamo detto che li avremmo avuti. Appena li abbiamo avuti, li abbiamo presentati. La Regione ha ritenuto che li dovevamo presentare entro il 15 gennaio e a questo punto ci ha fermato l'iter. Chiaro? No, è chiaro. Cioè, allora, quindi la Regione ha richiesto dei surplus di documenti che non erano contemplati nel codice contratti, come hai riferito tu. Facendo un attimo, ma loro ritengono che nel loro bando al punto 5.1, 5.2, loro dicono che dovevano essere presentati entro il 15 gennaio. Vabbè, no, perché se così figura la Regione è colpevole, cioè nel senso il Comune di Solofra potrebbe pure apparirsi giuridicamente a questo punto, no? No, comunque, la Regione nel bando aveva messo... Cioè il torto poi è stato fatto da Napoli, cioè nel senso il Comune di Solofra ha perso l'opportunità di accedere a 3,5 milioni di euro di FUG, perché non chiedere, tra virgolette, insomma una rivalsa allora, rispetto a sta cosa? Ripeto per l'ultima volta, la Regione ha fatto un bando. In questo bando, al punto 5.1, 5.2, non ricordo, ha messo anche che bisognava mettere questi pareri, sempre entro il 15 gennaio. Però ci chiedeva un progetto esecutivo, a noi come agli altri. Il progetto esecutivo noi l'abbiamo presentato. In base al codice dei contratti, il progetto esecutivo prevedeva certe cose che non significava mettere anche questi pareri. Però la Regione invoca il punto 5.2 del bando che dice sì, è vero, ma io volevo anche questi pareri entro quella data. Ma allora, scusa, noi abbiamo detto che abbiamo mandato il progetto esecutivo rispettando il codice dei contratti. Ma non rispettando il bando. Rispettando il bando. Forse non rispettando il bando. Ah, forse. Va bene, non rispettando il bando. Allora cambia. Non rispettando il bando. Da Regione. Non rispettando il bando. Va bene, ok. Gli abbiamo anticipato che questi due pareri, gli unici due dei tanti, li avremmo comunque avuti, quindi abbiamo affermato che li avremmo avuti. Nei mesi successivi la nostra affermazione ha avuto un riscontro nella verità delle cose e quindi non abbiamo affermato il falso in atto pubblico, perché appunto ci sono regolarmente arrivati. Come ci siamo arrivati? Ieri abbiamo mandati. Ho detto anche che probabilmente questa è stata la procedura che si è fatta con tutti, dopodiché si è ritenuto per il Comune di Solofra di mandare una lettera in cui si è detto no, però io tu io volevo comunque entro 15 gennaio. Sospendiamo l'iter. Ho voluto fare questa ricostruzione non per trovare colpe che voi mi volete tirare dalla bocca perché volete costruire il vestito su misura, perché dovete farmi dire delle cose perché poi già è pronto la controcosa e così via. Ma perché ho voluto ricostruire questa cosa per dire che il progetto non è stato bocciato. Questo ho voluto dire. E questa è la storia del parcheggio. Dopodiché noi abbiamo fatto la nostra parte. Altri hanno fatto le lettere, gli esposti il loro diritto di fare tutto quello che vogliono. Questa situazione ha creato un danno alla città. La Regione ha chiesto, voi avete dato, non ci siamo trovati con i tempi. Ho capito. Ma l'altro progetto, i 400.000 euro dell'acquedotto, a che punto sta? E mo ci arriviamo agli altri punti successivi. Allora, realizzazione sì, ci sta alle 10 cose. No, era anche un modo per far scivolare la cosa. Lo facciamo subito, dici tu. Sì. Allora, quell'altro progetto abbiamo cercato di avere, quando la Regione ci ha chiesto di quale opzione volevamo degli altri progetti in essere, noi abbiamo comunicato che volevamo quella dell'acquedotto. Però abbiamo tentato di recuperare il progetto completo su tutta la rete acquedottistica, che nel frattempo ci siamo preoccupati di realizzare come esecutivo cantierabile con tutti quanti i pareri e che abbiamo avuto a disposizione nel novembre del 2014. E l'abbiamo presentato alla Regione, la Regione ci ha detto niente da fare, figuriamoci, ci aveva detto no ai due pareri, figuriamoci se ci consentiva di fare questa cosa qua, e questo io l'ho sempre detto in Consiglio Comunale, che non ci sarebbe stato consentito, mentre qualcuno diceva no, quello la Regione se poi cambiate accetterà.
io ho potuto rispondere alla Regione solo quando la Regione mi ha chiesto ufficialmente di cambiare. Fino a quel momento non potevo fare niente. E quando mi ha chiesto di cambiare, io ho tentato di approfittare del cambio per avere il progetto intero. Mi sono attivato come amministrazione comunale per avere un progetto esecutivo candidabile su tutta la rete acquedottistica, non quello presentato all'epoca a dicembre di 400.000 euro, e che quella era un solo un pezzo, e quella era la ragione per la quale noi gli avevamo dato priorità, oltre al fatto che sull'acquedotto puntavamo su altri settori e non sull'accelerazione della spesa. L'ho detto per la decima volta e lo chiarisco ancora ulteriormente. La Regione ci ha detto di no, quindi si è preso questo dei 400.000. Questo di 400.000, la domanda la dovete andare a fare alla Regione, perché dopo che ci ha mandato ancora una volta la comunicazione che era ammissibile, ancora in questo momento non ci ha ancora trasmesso il decreto. Io, sapendo che facevo la conferenza stampa con voi, a parte che tutto il mese d'agosto sono stato a telefono con la Regione Campania, anche stamattina ho detto scusate, ma io tengo una minoranza che mi fa l'interrogazione, tengo una conferenza stampa da fare, ma mi ricito, ma hai diritto che mi avete approvato questo progetto. Questa, siccome la seconda commissione, perché quelle sono di due livelli, il primo livello è passato, ma è al secondo livello. Questo decreto me lo date, non me lo date, mi fate capire se riesco a fare i lavori, a già fare la gara d'appalto e così via. Ma mi diceva il dottore Manzi, la richiamo fra poco, non ha ancora chiamato, per capire un attimo a che punto è il decreto, solo su quello dei 400.000 euro, che è quello che riguarda l'area industriale, che prevede, che è una cosa che la nostra amministrazione, nessuno lo sapeva, nessuno se n'è mai accorto, oggi è diventato patrimonio comune di tutti quanti, perché noi abbiamo fatto emergere questa questione qua della rete dell'ASI, rete impropriamente detta rete, perché là c'è un serbatoio, il serbatoio di Ancarola, poi l'ASI doveva completare ad anello la rete nell'area industriale, cosa non fatta, e también aveva messo un sistema di telecontrollo e di telecomando che prevede sia il recupero delle perdite quando ci sono le perdite e sia la regolazione della pressione dell'acqua. Noi questo progetto appunto l'abbiamo presentato all'epoca in occasione del bando del 2013-2014 e quindi di conseguenza in questo modo separeremo la rete industriale dalla rete civile, metteremo in esercizio il serbatoio della località Chiancarola. Questo nessuno lo sapeva, amministrazioni che si sono succedute nessuno lo sapeva, nessuno si è interessato, poi abbiamo scoperto noi, poi è diventato patrimonio di tutti quanti. Il dottore Levitre sul ring antincendio, che è su questo pezzo della rete, ma non sui serbatoi, non sui serbatoi. Noi siamo venuti in coppia ai serbatoi, abbiamo fatto sopralluogo, abbiamo fatto relazione, abbiamo fatto fotografie, siamo usciti dall'acqua, abbiamo avuto l'ASI, non sui serbatoi, solo sul tasso. Sul l'acqua l'ASI a che punto sta? Perché io non ne manco con l'autato. E questo è. Quindi questo qua che stai dicendo. E questo che stai dicendo tu, l'acqua tutto ASI. Ma verrà trasferito l'ASI? O è ancora di proprietà dell'ASI? È ancora di proprietà dell'ASI. Nel momento in cui si hanno i finanziamenti, è chiaro che noi ci prendiamo un corpo morto. Mi pare una cosa logica. Io sto attento. Siamo così. Esatto. Poi abbiamo pensato e abbiamo immaginato che i nostri due pozzi idropotabili che stanno giù nell'area industriale, Consolazione e Mustacchi, che appartenevano all'acquedotto comunale, dato che c'è in itinere questa situazione qua, perché il problema è l'approvvigionamento idrico, non il serbatoio che sta abbagando, il problema è mettere l'acqua nel serbatoio e ovviamente nella rete, quei due pozzi alla provincia abbiamo già comunicato che non li utilizzeremo mai più per quanto riguarda l'acquedotto comunale, ma li utilizzeremo per la rete industriale. Allora il disegno è i due pozzi che sono attualmente sequestrati, inquinati e così via, eventualmente con l'impianto a carbone attivo per il quale anche qui abbiamo presentato progetti in regione di finanziamento, si mettono in esercizio, si mette l'acqua nel serbatoio di Angarol, si completa appunto la rete dell'acquedotto dell'ASI, come diceva Aofiro, tra serbatoio e rete telecomando e telecontrollo, si separa dall'acquedotto civile e si rende autosufficiente l'area industriale e si toglie dal peso che ha oggi attualmente l'acquedotto comunale. Questo è. Ma noi abbiamo fatto tutto, abbiamo presentato tutti i progetti, abbiamo fatto tutto cosa, anche qui si attendono chiaramente risposte, ma non dipendono da noi, sia sul finanziamento per i carboni attivi in coppia pozze cose, sia sul finanziamento per la rete dell'ASI. Realizzazione di un asilo nido, progetto di lavori di manutenzione straordinaria, eccetera, eccetera. Se chiede al sindaco di conoscere a che punto è lo stato dei lavori e quando saranno ultimati. Allora, abbiamo avuto un finanziamento di 433.000 euro, solo qualche settimana fa
abbiamo avuto l'importo erogato dalla regione, c'è stato un ribasso dell'11% che sono pari a 37.000 euro, perché i lavori erano per 331.000 euro. Solo qualche settimana fa abbiamo avuto la prima tranche dalla regione di 114.000 euro. Dobbiamo avere ovviamente la differenza. I lavori sono al 60%, siamo agli impianti, quindi abbiamo dal punto di vista strutturale, a fine ottobre chiudiamo tutto l'interno e andiamo all'esterno, quindi credo che siamo perfettamente nel cronoprogramma. Fino a questo momento l'impresa ha lavorato senza ricevere nemmeno una lira. Siccome qualche settimana fa abbiamo avuto 114.000 euro, abbiamo già fatto la determina per dare i soldi all'impresa, che giustamente fino a questo momento ha lavorato a gratis, chiaramente. Quindi questa è tranquilla la situazione dell'asilo nido, ed è la prima volta che Solofra avrà un asilo nido, e quindi è un fatto storico, un asilo nido pubblico comunale, è un evento, è un asilo nido comunale, certo, intendevo dire comunale, è un fatto storico, è un evento importantissimo, qualche cosino questa amministrazione ha fatto. Poi io ho fatto delle cose eccezionali a Sant'Agata, no? Ma non le ho fatto io. Prima di farle, io mi sono rivolto al sindaco e alla giunta. Questa cosa pubblica così... illuminazione. Ecco, bravo, pubblica. Questa è bella questa. Parliamo questa di è proprio bella. Ma questa è bella. Parliamo di Game Boy. Ma io me la volevo conservare per fare una bunghetta, una botta. Ma hanno bruciato, m'hanno fatto. Coppa questa cosa m'hanno fatto. L'opposizione me l'ha bruciato, perché questa era una chicca che io tenevo conservata. Perché io avrei voluto dire che se fossi stato sindaco un contratto del genere non l'avrei mai fatto. Ma manteniamo un minimo di rapporto. Non l'avrei mai fatto. Perché il 9 novembre del 2010... Che fine, stranamente Finamone non era trasuto ancora in gioco, stranamente. E infatti lo direi stipato, stavo aspettando un momento opportuno. E che domanda stiamo? Mannaggia, la miseria, mi ha fottuto. Opposizione mi ha fottuto. Settima domanda. È trasuto della miseria. No, ma uno ce l'hanno fatta però. Ho fatta l'ora all'undicesima, ce l'abbiamo, la decima ce l'abbiamo fatta. Poi ci resta l'ottava e la nona. Abbiamo fatto un'inversione. No, hanno fatto l'inversione, hanno fatto l'inversione. Ma l'hai chiesto tu però. L'hai chiesto tu l'inversione. Non va così, allora. Quando poi si leggono i contratti sanno sapere perché ai contratti sono allegati i capitolati, e allora è facile dire che nel contratto ci sta 271.562,86, però poi un buon amministratore, una buona amministrazione, chiaramente, a parte il fatto che arrivava nel fatturo, e le fatture non si trovavano più per 271.000 euro. E com'è che queste fatture sono che più assai? Perché in due capitolato che non ha fatto questa amministrazione. Questa era manutenzione, no? Però no. Questo è manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione più però consumo energetico. Cioè è omnicomprensivo. Cioè il comune non caccia niente. Quante lampadine di nessuno? Pagano tutto. Cioè loro fanno. Era previsto nel coso innanzitutto il cambiamento di tutta una serie di lampade. Allora, innanzitutto è prevista la manutenzione, cioè tutti i giorni si fulmina la lampadina e si sostituisce la lampadina. In più era previsto il cambiamento delle lampade, cioè proprio di tutta la cosa sopra, tutta l'armatura, e un certo numero, in alcuni casi il passaggio a LED, in altri invece a quell'altra tecnologia, sempre a risparmio energetico, come si chiama? A Giaglietta e Tarantino, non me lo ricordo perfettamente. Cioè rispetto a LED? No, una parte a LED e una parte a... Vado a chiedere un attimo a Tarantino, a traffico. Vabbè. E in più il consumo, consumo energetico. Allora, alla pagina 4, capoci sta pure titolo, non si può sbagliare. Compensi effettivi e adeguamento prezzi, sta scritto. Per quanto riguarda la spesa energetica, si farà riferimento alla variazione percentuale della media pesata dei prezzi fissati dall'autorità per l'energia elettrica e del gas in vigore nell'annualità di riferimento. Servizio di salvaguardia e illuminazione pubblica, comprensivi di accise e di ogni altra componente che ne determini il prezzo complessivo,
utilizzando come primo riferimento la media pesata dei prezzi dell'anno a cui si riferisce il costo storico messo a base d'asta. Ora si è triplicato questo costo, per cui di conseguenza una corretta amministrazione prevede nel bilancio la cifra che deve prevedere, che è 481.000 euro. La prevede da quando è in vigore questa cosa qua, perché questo è partito novembre 2010 e solo per il primo anno non si è applicato. Novembre 2010, novembre 2011, io sono stato eletto a maggio 2012. Quindi a partire dal novembre 2011 in poi, ogni anno, non si aveva prevede più 250.000, ma 480. Noi, ranneci 2, 3, 10 pizze con coppa panza, l'hanno mise in tuo bilancio, come si fa seriamente? E sono somme che purtroppo, ahimè, vengono meno ad altre cose, chiaramente. Certo, non ci siamo sognati di pagare, cioè nel senso che abbiamo avviato una discussione con questi qua, in base a quello che sta città dicendo, mi pare che... E quindi di conseguenza stiamo discutendo per vedere chiaramente che tipo di intesa si può raggiungere su questa cosa, o andare eventualmente a contenzioso, o eventualmente pagare, insomma. O si paga, o si fa contenzioso, o si fa una transazione. Una cosa però è il bilancio ed è quello che si prevede come impegno, altra cosa è quello che si paga, che si consuma, diciamo, con... Quindi noi le abbiamo appostate queste somme per stare tranquilli, anche per garantire le amministrazioni future. Nessuno deve poter dire che quando Vignola non ci sarà più, non ci sarà più perché come amministratore, perché andrà in regione, no, no, come amministratore non ha casa, perché non augurarcelo, allora a casa con le bambine, era un auspicio, con le bambine è una cosa molto, la cosa più bella, era un auspicio, così via, anche perché mi sono già perso gli anni più belli delle mie figlie. Allora nessuno deve poter dire, come purtroppo è capitato ad altri, poi Maronna sta studiando, ma come si fa? Comunque impegnato, comunque è imprevisto in bilancio, stanno là i soldi accantonati. Nella peggiore delle ipotesi, parmigiano, nella peggiore delle ipotesi, i soldi ci stanno, l'hanno messo. Ci hanno murato pizza, l'hanno fatta e abbiamo onorato un impegno che altri hanno preso, non noi. È chiaro? Altri hanno preso un impegno, probabilmente io politicamente non l'avrei fatto, noi lo onoriamo perché prevediamo le somme, si pagherà fra 3 anni, fra 5 anni, fra 6 anni, chi verrà li troverà i soldi, stanno là. Io cerco di ottenere il massimo vantaggio per il comune in questo momento, perché se posso evitare di pagare quello che altri si sono impegnati a pagare, cercherò di farlo risparmiare al comune per quanto possibile, valutando i pro e i contro di una situazione del genere e così via. E questo è il mistero svelato che altri dovrebbero, io la domanda che si fa, chi sto cosa, questa domanda fa io agli altri e viene fatta a me, e vabbè, oggi faccio il sindaco e rispondo io chiaramente. Però anche qui non ci vuole un po' più di attenzione amministrativa e non di superficialità, perché quando poi gli è gioco contratto, sta scritto pure allegato capitolato. Uno poi, ovvero che ci sono poche pazienze, può leggere un capitolato, perché più l'uomo lo contratto, il contratto è più piccirino. Capito? No? È uno, un contratto è chissà, è più, più veloce la legge. Chi su qua è un po' più complicata la legge. E allora chiaramente uno può a legge e si rende conto che perché? Perché? Ma è dice lui perché? E questo è il punto numero 7. Pubblica illuminazione. Abbiamo chiarito, no. Il punto numero 7. Benissimo. Colpa di Guarino. Avete sentito il nome Guarino? 2010, ho proferito il nome Guarino? Chiaro. No. Ho detto è colpa di Guarino? Chiaro. No, sta nel registratore attaccato. Ho detto è colpa di Guarino? No. Io quando parlo e faccio le dichiarazioni uso anche una certa terminologia e vorrei che fosse riportata quella che uso io, perché la uso non apposta, la uso. Io ho anche il diritto di avere la diplomazia se la voglio avere. Se voglio attaccare uno frontalmente, lo attacco frontalmente. Se non lo voglio attaccare, io ho parlato in genere. Poi chi si sente toccato è lui che deve rispondere. Io mica ho detto è colpa di Guarino.
Perché Guarini mi può pure rispondere, cazzo, firmativo contratto. Era una battuta. No, è certo che è una battuta. Guarini mi può pure dire, hai un contratto, non ha firma, hai ragione, non ha firmatissimo. Ho contratto. Allora però Pia già risponde, ma tu hai provato in giunta però. E allora che facci? Ma dove andiamo a finire? No, io non ho detto niente, io ho detto io mi sono trovato questa situazione che è partita nel novembre 2010. Racconto i fatti, i cittadini giudicano. Ma non ho accusato nessuno e non ho accusato Guarini. Lasciamo stare, io non agio proprio. Ci mancherebbe. Punto numero 8. No, però 8 e 9. 8 e 9. Il punto 8 e 9. Emergenza idrica è il punto numero 8. E il punto numero 9 è il piano di protezione. Vorrei iniziare dal 9 che è più veloce e poi dopo ci dedichiamo all'ultimo che è un po' secondo me più. La domanda la faccio subito. Vai. Quando l'hanno risolto? Aspetta un secondo, datemi la possibilità di mettere a posto le carte, un secondo, così le vanno ramiz. Allora, parliamo di piano di realizzazione ATO. Sì, sì, piano di realizzazione ATO. Che non è mai stato discusso in consiglio comunale. A Mondore è stato discusso in consiglio comunale. Capito, però, cioè... No, a Mondore è stato discusso. Cioè, sì, credo che... Allora, cioè... Io mi ispiro a un collega che è molto più bravo di me. Sindaco Mario Bianchini è molto più bravo di me. Per esperienza, ha fatto segretario comunale. Ma tu devi dare, tu devi dare conto ai cittadini mondoresi o quelli solo frasi. E allora perché ne portate in consiglio? Cittadini o consiglieri comunali? Perché il consiglio comunale chi rappresenta? Rappresenta i cittadini. Oh, ok. Quindi la domanda è, anzi no, esponi prima. Perché non so. Spero prima che punto. Allora. Il piano di caratterizzazione mi si chiede, voglio rispondere agli interrogativi, così io faccio. Una cosa più pratica, quanto cazzo ne sono? No, viene chiesto per quale motivo il sindaco ha dato mandato all'ATO Valore Irpino per fare il piano di caratterizzazione. Allora è un piano su un'area vasta intercomunale, perché l'inquinamento non è sul comune di Solofra, l'inquinamento è sul comune di Solofra e sul comune di Montoro. Il bacino è unico, ovviamente, quindi era sovracomunale e quindi era ovvio che l'ATO, che poi per giunta è la prima interfaccia sulle questioni di carattere idrico con la Regione Campania, se non un'emanazione della Regione Campania e che è il consorzio dei comuni della provincia di Avellino e di Benevento, e quindi noi siamo l'ATO, i comuni sono l'ATO, perché se no vogliamo, perché non è che ogni comune si fa è a sé stante, noi siamo l'ATO. Con tutti gli altri comuni della provincia di Avellino di Benevento, chiaramente abbiamo delegato di comune accordo sia io con il sindaco Bianchino e d'intesa con la regione, perché la regione ci ha detto o lo fate eventualmente come comuni, chiaramente, o lo fate delegando l'ATO e lo fate tutto insieme. Chiaramente a quel tavolo del lato c'erano tutti gli attori e quindi di conseguenza credo che sia stato un vantaggio per il comune di Solofra che lo abbia fatto l'ATO, anche perché l'ATO ha dovuto fare si assunto gli oneri, noi non abbiamo in questo momento cacciato un centesimo fino a questo momento, l'ATO si è assunto tutti gli oneri della progettazione, di tutto quanto l'iter e così via, e l'ha presentato ovviamente dopo che abbiamo fatto delle conferenze dei servizi di regione, più riunioni, è stato fatto il verbale definitivo e poi è stato fatto anche il decreto. La regione, quando è stata trasmessa la prima ipotesi di piano di caratterizzazione che prevedeva soltanto l'indagine sulla matrice acqua e che prevedeva solo alcuni sondaggi, l'importo era di 370.000 euro. La regione subito lo ha approvato, ma nella delibera regionale voi vedete che c'è scritto che ovviamente si doveva, siccome si doveva ancora, siccome l'ATO l'aveva presentato prima di fare la conferenza dei servizi, in sede di conferenza dei servizi, se ci fossero state appunto modifiche di integrazione e queste non potevano che venire in modo particolare dall'ARPAC, la delibera è aperta all'ulteriore finanziamento per il completamento. E così è andata. Siamo andati in conferenza dei servizi, l'ATO ha chiesto non solo di estendere dalla matrice acqua, di estendere anche alla matrice suolo e ha chiesto di ampliare il numero dei l'ARPAC, sì, di per avere il consenso anche dell'ARPAC, noi abbiamo detto di sì tutti quanti alla fine, di ampliare anche il numero dei sondaggi e questa cosa ha portato ad un importo complessivo di 1.426.000. Il decreto già c'è, quindi l'ha fatto la regione il decreto è regionale, quindi non può non esserci il finanziamento perché la regione ha fatto il decreto. In questo momento il piano di caratterizzazione è regionale. In questo momento che cosa prevede il piano di caratterizzazione? Per la matrice acqua profonda un totale di 31 pozzi da indagare,
per un totale di campionamenti pari a 248, con una frequenza quindicinale su 4 mesi disponibili per la matrice acqua superficiale, quindi non solo l'acqua profonda ma anche l'acqua superficiale, quindi non solo i pozzi ma anche i corsi superficiali. Sono stati previsti 24 campionamenti in base all'andamento meteorologico, 16 campioni sul torrente Solofrana e 8 sul torrente Laura in tenimento di Montò. Per la matrice suolo superficiale sono stati previsti 11 campioni di sedimenti superficiali, per la matrice suolo profondo sono previsti 12 sondaggi profondi, su ogni sondaggio si preleveranno 5 campioni per ogni sondaggio nel sottosuolo, mediante uno ogni 20 metri di profondità, per un totale di 60 campionamenti di sottosuolo da analizzare. Inoltre saranno prelevate anche le acque all'interno dei sondaggi. Questo è il piano di caratterizzazione approvato da tutti, già con il decreto, già con una parte di finanziamento, con la parte restante che deve essere finanziata e che sarà ovviamente finanziata perché ormai è regionale, c'è già il decreto regionale. Tutto questo per il Comune di Solofra a costo. Fatto bene o fatto male? Quindi è stato superfluo, fatto bene o fatto male? È stato superfluo discuterne in consiglio rispetto a questa cosa. Cioè il Comune è venuto superfluo. E la questione. Ma questo sta nella domanda qua. Ah, la domanda tua? No, la domanda è qua. Ah, giusto. No, ma è solo per. Perché non ne abbiamo discusso in consiglio. No, dico solo per. Ma non ne abbiamo discusso. Mi pare che sia portato meglio all'ordine del giorno. E certo, il punto di emergenza è stato portato 30 volte all'ordine del giorno. Ma nell'ambito non, del punto, ma scrive specificamente il piano di caratterizzazione. No, ma non questo di 1,4 milioni. Dopodiché, se il consiglio non mi dava la delega, io non l'ho approvato il piano di caratterizzazione. No, però. Ma io ho fatto una domanda, ho detto il Comune quindi ha ritenuto che non era indispensabile che questa questione venisse discussa in Consiglio Comunale, allora, punto interrogativo, risposta del Sindaco Michele Vignola. Il Consiglio Comunale ne abbiamo discusso più volte, anche del piano di caratterizzazione, perché più volte è stato portato il punto più generale dell'emergenza idrica, che il piano di caratterizzazione è una parte di quel punto generale, e quindi abbiamo discusso anche prima che io lo andassi ad approvare, quindi in effetti tra l'altro mi veniva anche sollecitato di fare subito il piano di caratterizzazione perché la posizione degli altri era la stessa posizione che io ho sempre contestato e che oggi un TAR dà ragione a noi, che sapeva fa primo piano di caratterizzazione, mentre noi dicevamo che non era preliminare e non c'era questo obbligo preliminare. Dopodiché, quando sono andato alla conferenza dei servizi, ritengo che non potevo dire un momento, aspettate un secondo perché mo ritorno un attimo in consiglio comunale per così via, considerato che è stato fatto un ottimo lavoro, considerato che è stato raggiunto un risultato importantissimo, quindi è un successo, se poi vogliamo far trasformare anche un successo in una cosa negativa, perché semmai non ho messo con il punto all'ordine del giorno, piano di caratterizzazione il giorno prima di andare all'ultima conferenza dei servizi e così via, mi sembra pretestuoso voler, ne abbiamo parlato diverse volte anche di questo piano di caratterizzazione, anche dei contenuti di questo piano di caratterizzazione, quindi veramente poi vorrei per dire, perché cioè, la regione che sta facendo? Perché il piano è da un milione e mezzo di euro. I fondi finanziati riconosciuti sono 3.300.000. Hai ragione, ma io penso adesso di poter dire che la palla è della regione a questo punto. Oggi è la regione che ha la palla in mano, c'è la patata bollente in mano in questo momento. È certo che sollecitiamo, altro che questo. La regione ha mandato mo recentemente una richiesta di alcuni chiarimenti, avendo fatto già il decreto, di alcuni chiarimenti e sono stati trasmessi. Questi chiarimenti, dopo questi chiarimenti penso che adesso la Regione farà una delibera e quindi si procederà sostanzialmente. Quindi non credo che ci siano preoccupazioni sulla questione del piano di caratterizzazione. Dovrebbe esserci la preoccupazione sulla questione dei fondi, se sono accelerazione della spesa oppure no, perché c'è sempre la scadenza del 31 dicembre, ma in ogni caso non mi preoccuperei più di tanto, perché questo rientra proprio nelle materie ordinarie di competenza della Regione. La questione ambientale delle bonifiche delle caratterizzazioni sono proprio materia ordinaria, non è che poi se la Regione voleva approfittare per spendere un po' di soldi europei, questo è un problema suo, ma se non li spenderà li dovrà mettere per forza in ogni caso. Su questa questione qua io ho chiesto alla Regione anche dopo 30 anni, 40 anni ho chiesto anche di fare la bonifica, ci stiamo fatti carico come comune anche della bonifica di quel sito là sopra in montagna, di quella discarica di 30 anni fa, 40 anni fa. Così di interesse nazionale? Quello quella discarica sì. Mi sono attivato, non l'ho fatto mai nessuna amministrazione,
mi sono attivato io, mi sono fatto carico io, ci sono degli oneri a carico del bilancio comunale nella fase appunto di progettazione, cose eccetera eccetera, ma chiederemo ovviamente di faremo la conferenza di servizi, il decreto e il finanziamento anche lì alla Regione Campania per fare, anche se ovviamente si tratta di una cosa di 30 anni fa, 40 anni fa, quindi bisognerebbe capire poi dopo la... Declassato al sito di interesse regionale. Ci siamo capiti, perché ci siamo insieme capiti? Con gli altri 115 siti di interesse nazionale su solo sì. Declassato al sito di interesse. Perfetto, ok, benissimo. E quello era uno di quelli che noi avevamo. Ti porgi l'assist, quindi. No, non ti porgo l'assist. Non te lo pongo l'assist, perché non mi fai dare l'ultima cosa, così vedi che non riesci a. Perché quando. Tu dici le cose e io vengo perché tengo sempre la risposta finita e così stiamo sempre a posto. Sai perché stiamo? Perché quando io mi sono opposto, quando mi sono opposto alla classificazione di Solofra come sito da bonificare, perché di quello si trattava, che un'intera città fosse classificata come sito da bonificare per intero, perché in maniera enciclopedica hanno pigliato le conciarie e automaticamente le hanno tutte quante definite da bonificare a prescindere, senza un sondaggio, senza una verifica, senza una cosa eccetera, e ci siamo opposti, penso che abbiamo fatto un'ottima cosa. Però per non dimostrare, quando facevamo venire qua il sottosegretario all'ambiente, vi ricordate? Però per non dimostrare che noi eravamo quelli che eravamo negazionisti, che dicevamo no, l'inquinamento al suolo non ci sta, perché invece ci sta, perché in hanno detto guardate che tante che ci sta, da quello che abbiamo agli atti noi oggi, vi dicimmo addosta, proprio per sicuro che sta la di parte, ma noi abbiamo agli atti questi atti, e allora ci hanno murato Scorz, Corcosol, ci hanno fatto un elenco, facciamo 12-13 siti e glieli abbiamo indicati, ci siamo auto denunciati, gli abbiamo detto guarda, rivedete la questione dell'intera classificazione, questi qua solo sono perché ci sono i documenti al comune che lo dimostrano e ve lo diciamo noi, in più facciamo delle indagini sul territorio per verificare se oltre a questi 12 ce ne sono altri. Questo della scorsa lo avevamo indicato e io coerentemente con questa cosa mi sono anche attivato per la caratterizzazione e la bonifica a distanza di 30 anni, 40 anni, non so c'è quanti anni fa, okay. Sono passati tanti anni e quindi proprio... altre due domande. Perfetto. Però se tu le pigli come una cosa, una provocazione politica, stiamo scherzando, stiamo anche scherzando. Sta cosa della visita del sottosegretario è stata una delle prime cose che avete fatto. Certo. E nell'ambito di un provvedimento nazionale, certo. Alcuni SIN sono stati declassati a SIN, però sta cosa avveniva nel 2012, 2013. Certo. Ora siamo al 2015, la Regione Campania sui SIR che ha fatto? Perché nel piano di bonifica... io con te sto parlando. No, la Regione deve rispondere, che ha fatto? Perché la Regione un piano di bonifica l'ha approvato e dentro ci ha piazzato la Corcosol. Ma perché un proprietario della Corcosol si è autodenunciato e quella ha sganciato un milione di rotti. Questo è accaduto prima. Ma rispetto agli altri siti di bonifica regionale, a che punto siamo? E seconda domanda. Visto che sulla scorza ci sta la discarica mai bonificata e va bonificata, come risponde alle questioni che hanno sollevato le Cambiende Garigino? Upuz sta a valle di un punto da bonificare e mai bonificato? C'è un rischio di permeabilità delle sostanze inquinanti a monte sul pozzo a valle? Allora, innanzitutto questo è avvenuto prima, questa questione della Corcosol eccetera eccetera. Stai parlando di un momento antecedente. Che cosa ha fatto la Regione? Bisogna chiederlo alla Regione che si deve attivare. Frattanto per noi era importante che tutta Solofra non fosse classificata per intero come sito da bonificare. In ogni caso, nel momento in cui c'è stata questa declassificazione, questo ha consentito di evitare che tutto il territorio fosse bloccato, perché se la cosa si definiva automaticamente tutto il territorio era bloccato, per mettere un fontanino all'interno di una piazzola, di una conceria, bisognava andare a Roma in deroga perché quel sito era da bonificare. Quindi questo ci ha consentito in ogni caso di non bloccare un paese intero e di non fargli fare più niente per le lentezze burocratiche, perché se facessero subito l'elenco dei siti e facessero subito le caratteristiche, le bonifiche, ben venga.
Ma se hanno metto Casolofra è tutta da bonificare e poi non si fa niente, e poi si danno un paese bloccato per un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, penso che è stato un ottimo risultato non farlo bloccare e quindi poi non farlo classificare per intero come sito da bonificare, ma per quella che è veramente la realtà dei fatti. E questo è quello che competeva a noi, che era un impegno che avevamo preso prima delle elezioni e che abbiamo adempiuto avendo buoni rapporti con il Ministero dell'Ambiente. Tant'è vero che è stato scaturito da quella visita fatta qua, il sottosegretario è seduto qua al posto mio e poi noi siamo andati a Roma e la cosa è andata in quel senso lì. Anche questo pare che invece è un demerito, questo adesso non merita, perché era buono che rimaneva sito nazionale, perché si rimaneva sito nazionale, muovi ne finanziate e così via, figuriamoci. Sta l'IVA di Taranto, cose, figuriamoci, ma vuol dire che a Befana, insomma, voglio dire. Va, è sempre colpa dello sito che vignò. Ok. Detto questo, perdonatemi, c'è una cosa non mi ricordo. No, voglio rispondere alle domande su. Voglio rispondere alle domande su. Certo, voglio rispondere. Quello nuovo ha fatto una caratterizzazione, va visto che cosa c'è ancora, che cosa c'è, se è da bonificare oppure no. Noi lo sapremo dopo la caratterizzazione, se è da bonificare oppure no. Una cosa alla volta. Prima si farà la caratterizzazione e poi si vedrà se è da bonificare. Perché non sappiamo, io non ne capisco. Non ne capisco, però alcuni mi dicono che a distanza di 30 anni, 40 anni, insomma, può darsi pure, io non lo so, ma non sta dicendo che là sopra non ci sta, dove c'è quel sito non c'è lui, non so che cosa c'è sostanzialmente. Io so che i pozzi che noi abbiamo in località Scorza, più quello Pastana che è un po' più giù, sono buoni in base alle analisi che si fanno in tempi molto stretti l'una dall'altra sostanzialmente, con controlli anche da parte di altri organi che non le facciamo solo noi ma le fa pure l'ASL che verifica chiaramente, e quindi di conseguenza lì in quella zona, su quelle vene sostanzialmente non c'è stato. Ma il problema dell'inquinamento l'abbiamo riscontrato per fortuna, per grazia di Dio, limitatamente all'area industriale, perché Eustachio e Selva Piana e Consolazione sono in piena area industriale sostanzialmente. Dopodiché le osservazioni fatte da Legambiente sono state, Legambiente si è costituita nel procedimento, perché noi abbiamo pubblicato il provvedimento della provincia, è venuto a fare anche il sopralluogo e così via, ha fatto le sue osservazioni, gli enti preposti che fino a questo momento hanno rilasciato tutti i pareri per il comune di Solofra hanno anche tenuto conto della osservazione, perché si è costituita nel procedimento Legambiente sostanzialmente. Ora noi è chiaro che dovremo fare nel fare il pozzo, non è che nel scavare il pozzo è finita, perché si faranno le analisi, c'è tutta una serie di cose che si devono fare, quindi ovviamente dobbiamo fare un iter e quindi di conseguenza, come ci sono già due pozzi in quella località, chiaramente anche questo è in quella località, questo è uguale agli altri e lo si verificherà quando tireremo l'acqua. Se c'è l'acqua, se l'acqua è buona, quanta acqua ci sta, perché adesso sono previsioni che sono state fatte sulla base di studi, di carte che si avevano, perché ci sono le carte. Quale deve essere la pressione minima della validità di un pozzo? Quale deve essere? La pressione ci sta, la pressione minima. Non lo so, io non lo so. No, non lo so. No, ma poi perché alcuni pozzi danno acqua, ma non è sufficiente. Cioè, no, deve essere continuo. Non è utilizzato. Quando litri al secondo pompa. Quello a Turci, per esempio. Quello a Turci che ci avrebbe risolto il problema un anno fa. Quando noi andammo, che l'ASI ci diede l'autorizzazione, noi andammo, mettemmo la telecamera sotto, tirammo fuori la pompa. Eravamo anche disposti a fare la pompa nuova, sì, a fare tutto quello che non andava, perché ero Stuart, a metterlo diciamo a posto sostanzialmente. Ma il problema era che a un certo punto di pompaggio, perché facevamo le prove di portata, si staccava, perché la falda non si ricaricava velocemente sostanzialmente. E quindi poi c'era del tempo morto, dovevi aspettare che ricaricava e poi riprendeva la pompa. Quindi di conseguenza, perché quello, se avessimo avuto la fortuna, quando parliamo di fortuna e sfortuna, che quello là era buono, non mi fa niente più. Cioè, noi l'anno scorso, un anno fa e passa, siccome l'ASI ci aveva dato già l'ok che ce lo dava, sostanzialmente facevamo le opere di manutenzione, cambiavamo la pompa, facevamo le spese necessarie, lo mettevamo in esercizio, che tenia anche un serbatoio a fianco. Oltre che c'è anche il serbatoio nostro più giù, proprio da sotto, quello della Madonna della Neve, che c'è una vasca lì di raccolto dove le pompe di sollevamento dalla curva dell'S mandano l'acqua là sopra sostanzialmente. Era stata, avremmo risolto il problema. Purtroppo non è uscita buona la cosa, è andata così.
al cittadino quindi che si trova senza acqua in casa, al di fuori di quegli orari che l'Irno Service ha preso, che gli risponde? E secondo, sai perché mi piace? Cioè, e Canucci mi rima in frequenza, no? Allora a fare le conferenze stanno con maggiore frequenza, perché sono troppo diradato. Tu sei troppo impegnato sul solo fratto. Beh, mi sono diventato tanto pubblico. Dove fai i commenti, scrivi giudizi, è una cosa bella, fai politica. Chi ci vuole andare ci va. Fai non ci fa un va, politico. Seconda cosa, la scelta di dare l'acqua alle concedite, la rifaresti oppure no? Alla luce del fatto che i due sistemi non riescono a coesistere, anche perché, parliamoci chiaro, il sistema, Pasquale, quando imprenditore lo sa, il sistema nel distretto industriale, il sistema delle pompe, dell'acqua, dell'acquedotto, non era pensato per dare acqua alla produzione, ma facevano arrivare acqua giusto per il bagnetto e per gli uffici, perché le concerie avevano il pozzo. Mo. C'hanno anche le cose antincendio, il congelito è un bocchettone antincendio, ma un assorbimento differente da quelle una vasca, il bocchettone antincendio, okay. Bocchettone antincendio è uguale alla vasca. Le due cose sono queste, hanno un cittadino con che gli rispondi, perché i disagi sono questi che continui, non manca una qualsivoglia tipo di avviso alla cittadina. In secondo luogo, gli daresti confermi nella scelta di dare l'acqua alle concerie? Allora partiamo da una questione, anche qui bisogna fare i conti con la realtà che hai di fronte, e la realtà che hai di fronte è che a differenza di altri comuni, non tutti, di alcuni comuni, evidentemente Montoro, noi abbiamo una rete a maglie sul nostro territorio, non è l'accusa a Guarino, a De Chiaro, a Famiglietti o a tutti i sindaci dei 60 anni precedenti, no, sto facendo una battuta, è così. Che stia a rete sulla. Io perché per inciso un po' di consolazione, chi la pompava più acqua, sì, perché se va male. Pompava più acqua, è vero, era il più potente di 40 litri al secondo. E allora dicevo, la rete è questa. Questa è, si è sviluppata nel corso degli anni così, è interconnessa ed è a maglie. In questo momento non è possibile intervenire su quella rete sezionandola. Perché, per esempio, aperta e chiusa parentesi. Una delle idee poteva essere di distribuire il disagio su tutta la popolazione, su tutto il paese, perché per quale motivo quelli che abitano a Cooperativa Aquilone, a Maronna Raneva, a Caprai, ai Palazzi Alti di Turci Castello, Pastane e così via, sono sempre loro che per 2, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 5 mesi, quando abbiamo vissuto l'anno scorso da fine agosto a gennaio, 28 agosto, ma vengo pure a quella di mo, a quella di io c'ho sempre già cose che voglio dire dopo. A quella di metà gennaio dell'anno scorso, sempre loro e così via. Se ci fosse stata la possibilità di dire facciamo una solidarietà tra tutti quanti, era facile, perché si faceva un giorno a settimana a Piruno e nessuno soffriva il disagio per alcune ore al giorno. Invece Sant'Agata tiene sempre l'acqua, il centro tiene sempre l'acqua, tranne in alcuni casi eccezionali gli ultimi piani, Viale Principale tiene sempre l'acqua, Piazza San Michele tiene sempre l'acqua, tutte le altre zone, l'altro 80% di paese tiene sempre l'acqua, sostanzialmente. Per questa ragione, perché la rete è così, gli ammagli non si può sezionare. Due. Quindi qualcun altro ha il vantaggio di poter stabilire che Torchiati, San Pietro, cose eccetera eccetera, si decide di chiudere l'acqua, e si decide di chiuderla, noi non la chiudiamo mai, nemmeno la notte quando si riduce di molto, anche perché chiaramente diciamo ci sono anche opinioni contrastanti tecnicamente sul fatto che una conduttura chiusa potrebbe portare altre complicazioni quando la si riapre, sì. E noi siamo anche un distretto industriale, va bene? Che altrove vendere le fabbriche che ci sono qua non ci sta. E allora si è sempre pensato che molto meglio non chiuderla per intero, cioè o almeno stringere un po' la notte per consentire il ricarico, tanto la notte non è che serve molto, per consentire il ricarico dei serbatoi la mattina.
Ora bisogna anche dire che se siamo onesti, come lo siamo, onesti, sapete che la vicenda dell'emergenza idrica solo ci sta da 10-15 anni, non in questi termini, sia chiaro. Perché Caprae, Cooperative Aquilone, queste zone, in seguito allo sviluppo urbanistico che c'è stato con una solofra che è salita man mano sulle colline, al di sopra del livello dei serbatoi, queste zone in passato, quando l'acquedotto era a pieno regime, con 5 pozzi e 3 sorgenti, quindi al massimo, in questo stesso periodo dell'anno, in coincidenza con la magra delle sorgenti, quando c'è meno acqua che viene dai pozzi e dalle sorgenti ai serbatoi, diverse volte avevano il problema dell'acqua. Non con questa frequenza, non in questa quantità. È chiaro che con 2 pozzi in meno, quindi non più 5 ma 3, e con le concerie, che avevano i pozzi loro, è chiaro che ovviamente la situazione è diventata molto più complicata. Io lo rifarei la questione dell'acqua alle concerie, perché chiaramente un paese è tutto, ci sono le esigenze, le esigenze di tutti sostanzialmente, perché anche l'operaio che lavora in una fabbrica è. Perché per esempio molte famiglie hanno il problema dell'acqua, mi hanno detto: sindaco, tengo bisogno dell'acqua, ma non leva l'acqua le concerie, ti giuro, lo dicono molti, cioè la stessa dicono, vogliono quello e quello sostanzialmente. È un difficile equilibrio sostanzialmente. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un manifesto in cui abbiamo indicato delle ore che non era, lo abbiamo descritto nel manifesto, che non era il fatto che chiudevamo, quindi sapevamo con precisione. Perché chiudere significa chiudere a tutto il paese contemporaneamente, e quindi anche le attività o bar, o ristorante, pizzeria, cioè anche chi sta a piano terra, anche chi sta al centro, contemporaneamente tutti senza acqua, se si decide di chiudere da una certa ora ad una certa ora. Però abbiamo indicato quelle fasce di orario perché, siccome il meccanismo è questo, siccome noi abbiamo 2 serbatoi di raccolta dell'acqua, dai quali 2 serbatoi va l'acqua nelle condutture e va nelle case delle persone, questi 2 serbatoi devono essere riempiti, c'hanno un massimo e c'hanno un minimo. I pozzi, le sorgenti sono 3, le 3 sorgenti vengono distribuite equamente, 50% in un serbatoio e 50% nell'altro serbatoio. I 3 pozzi che sono rimasti, e non i 5, uno sta fisso su un serbatoio, l'altro sta fisso sull'altro serbatoio e l'altro, a secondo delle esigenze, in base al livello come sale e come scende, chiaramente viene dirottato una volta di qua e una volta di là. Quella è la questione. E le zone che sono la zona cooperativa Aquilone, Caprai, Turci Castello, Madonna della Neve, quella è servita dal serbatoio Scorza, sia dal serbatoio Scorza in senso stretto, sia poi questo serbatoio Scorza con la pompa di sollevamento andare a curva S, manda l'acqua in un'altra vasca di raccolta proprio in Coppa Maronna Rani. Per cui quando si fa l'aria a pompa di sollevamento andare a Maronna Rani, perché il livello del serbatoio di Scorza è basso e quindi l'acqua che affluisce è poca, si fa l'aria, si blocca pure la pompa di sollevamento e va pure e non si riempie la vasca l'Angoppa Maronna Rani. Mentre invece l'altra zona, Pastena, Cortina del Cerro, Via Croce, quest'altra fascia qua, fino ai 12 Apostoli, è servita dal serbatoio basso. Ovviamente i 2 serbatoi servono anche le altre parti della città, però mentre le altre parti della città stanno ad un livello di altezza più altimetrico, più basso, per loro l'abbassamento del livello del serbatoio non crea problemi di approvvigionamento idrico, perché non c'è bisogno della pressione. Mentre invece le zone che stanno altimetricamente al di sopra, che sono quella qui che vi ho detto, basta una cortina eccetera, che sta su un serbatoio, e quella dall'altra che sta su un altro serbatoio, come si abbassa il livello, e quindi questo è, quelle fasce di orario furono individuate in base alla tecnica di manovra che si faceva sui serbatoi, ma era sempre approssimativa, e noi lo scrivemmo nel manifesto, non era legato al fatto che noi decidevamo a quell'ora di togliere di qua e di aprire là sostanzialmente. Questo è il meccanismo. Veniamo a quest'anno. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non abbiamo avuto ancora la crisi idrica come magra specifico. L'anno scorso, già dal mese di giugno-luglio, già calarono le sorgenti e a fine agosto ce le trovammo in tutta la Transmedicina, cioè una minore quantità di acqua che veniva dai pozzi delle sorgenti, perché c'era la magra. Il ciclo idrico c'ha la magra e la morbida.
La magra, diciamo, inizia verso giugno-luglio e finisce a gennaio. La morbida, che è quella di abbondanza di acqua, va da gennaio fino a giugno. Quest'anno, per fortuna, ma poi alla fine comunque il disagio ce l'abbiamo lo stesso, a Solofra non ce l'abbiamo ancora. Io voglio specificare pure questo, a Solofra non ce l'abbiamo ancora. Perché dico a Solofra non ce l'abbiamo ancora? Voi che leggete i giornali tutti i giorni saprete che già da giugno-luglio ad Ariano, a Bellizia, a Contrada, a Forino, a Montemio, ieri ci stava un articolo dei cittadini di Montelimetto, ad Avellino città, manca l'acqua. È una guerra tutte le non in tutti in alcuni quartieri e così via, cioè tutta la provincia di Avellino sta in grande difficoltà idrica, perché l'acqua è poca rispetto alle esigenze. Noi invece a Solofra diciamo che a giugno, a luglio, ad agosto i cucerini stavano chiusi, diciamo che è perché stavano i cucerini chiusi, però fino a maggio non abbiamo avuto il disagio che hanno avuto già altri a partire già da giugno, e basta leggere i giornali, le cronache dei giornali. Quindi la quantità di acqua è ancora buona, ancora abbondante. È successo che abbiamo innanzitutto un consumo notevole, senza precedenti, diciamo, quantità di acqua, anche dovuta a questo protrarsi dell'estate, che ormai insomma le condizioni, cioè rispetto all'anno scorso dove avevamo il problema della magra, ma non aveva, quest'anno invece abbiamo un eccesso di, almeno fino a questo momento abbiamo un eccesso di consumi. E poi diciamo che ci sta anche la questione è capitato proprio nei primi giorni di settembre il problema alla pompa di sollevamento della curva dell'S, e da allora sono 10 giorni, e speriamo che in questo fine settimana si riallini, non è più riuscita a risalire la vasca della Madonna Castancoppa Maronnarani. Uno scompenso, e la pompa si bloccò, non pompò più, e quindi di conseguenza quella vasca non è riuscita a risalire, a mettersi ad un livello medio di equilibrio sostanzialmente. Da qualche giorno, sono 2 o 3 giorni, che da quest'altra parte invece, Pastena, Cortina d'Acerra, Via Croce, l'acqua non sta mancando tutta la giornata da quest'altra parte. In questi giorni è rimasto solo il problema da quest'altra parte. E che cosa mi sento di dire? Mi sento di dire che chiaramente non è ho fatto con i cittadini che ne vuoi fa, perché poi sento ancora che qualcuno mi manda qualche messaggio, lo risponderò chiaramente, dice da che è dovuta la crisi idrica a Solofra. C'è ancora qualche cittadino, ma questa colpa è nostra, che non siamo capaci di comunicare, che non sa che la crisi dice è dovuta all'inquinamento, al tetacloro di Lene e alla chiusura dei pozzi. Però voglio dire, nel marzo dell'anno scorso, scusate, io ho emesso un'ordinanza di riapertura dei pozzi, sostanzialmente. Quella era la soluzione, utilizzando la legge, il decreto del fare. Infatti il Tribunale ha detto che si può... Quindi voglio dire, già nel marzo dell'anno scorso, dopo appena 2 mesi, prima ancora che iniziasse la crisi, perché la crisi idrica è scoppiata a fine agosto, non ci sarebbe proprio stata la crisi idrica. Per esempio c'è anche la COGEI. Io scriverò una lettera, sto scrivendo... Ma il pozzo sequestrato la COGEI, per i valori di tetracloro di Lene, lo sa. Uno dei pozzi è sequestrato. Uno dei pozzi è sequestrato. Scriverò una lettera, perché a Cocese può mettere l'impianto a carbone attivi e usa il pozzo, anziché, e là è un pubblico servizio, loro invocano che noi non possiamo non dargli l'acqua, perché sennò ci sta l'interruzione di un pubblico servizio sostanzialmente, ed è una quantità enorme di acqua al giorno che riceve la Cocese, sennò si blocca l'impianto di depurazione. Ripeti, gli stessi pozzi nostri. Io mi sono informato su questa cosa dell'autorizzazione che hai dato. In realtà tutta la cosa è ferma in mano alla provincia, che non ha ancora provveduto a mettere l'acqua. Perché Michele Gaetano aveva fatto questa cosa, tu sai, penso che lo saprai. Anche la TMT. Hanno infilato sto coso dell'impiantino nell'acqua, ma di fatto la provincia ancora non l'ha licenziata. Però la TMT sta facendo la conferenza dei servizi. La conceria ha dovuto minacciare ritorsione, tra virgolette, dal punto di vista economico. Stanno provvedimento a ruotare la provincia notte. Io penso che se la cosa si sblocca, perché la TMD sta in conferenza di servizi con l'impianto
a carboni attivi, la guarino lo stesso la cosa. Se questa cosa, se si decolla questa cosa dei carboni attivi, sulla quale noi come comune pure stiamo spingendo, anche per i nostri, chiaramente, ovviamente. Sì, perché a Guarino all'epoca ci sequestrarono, fu l'unica che ci sequestrarono una vasca, eccetera, eccetera. E poi ci sta, ripeto, il pozzo in itinere, e quindi ora vedremo un attimo, insomma, i prossimi giorni che cosa ci si prospetta, e ci regoleremo. Se va bene così, o basta una cosa che gli va via solo la sera alle 11, perché sono 2-3 giorni che basta una cortina del cielo, quella là gli va via solo la sera. Se si riesce a limitare soltanto all'orario serale, la notte non è un problema, insomma, anzi è giusto stringere per far ricaricare i serbatoi la mattina. Se si riescono ad avere i serbatoi pieni la mattina, durante tutta la giornata si riesce a reggere. Grazie agli amici, ci hanno visto. Avete ascoltato la conferenza stampa del sindaco di Solofra Michele Vignola, tenutasi alla sede municipale il giorno 18 settembre 2015. Radio Raffaella 1 Notizie.